La Mille Miglia ha festeggiato quindi i 90 anni e da 90 anni le strade si riempiono della gente di tutti i giorni, di grandi e piccini. Tutti a vedere quelle nonne delle moderne autovetture, così diverse, ma così meravigliosamente più belle. E tra le curve e i paesi della bella Italia, al rombo dei bolidi della Mille Miglia, sembra sempre di intravedere quel tazio nuvolari che fece diventare realtà per tutti l'automobile di oggi. Dopo 15 anni, la Mille Miglia, la più celebre manifestazione di auto storiche al mondo, torna ad Arezzo con il patrocinio e il contributo organizzativo dell'amministrazione comunale. Noi abbiamo lavorato da quando siamo entrati un po' su questo mondo dei raduni, soprattutto ovviamente raduni di auto e moto storiche. No? Voi pensate che lo scorso anno sono stati 45 quelli che sono passati ad Arezzo, più 5 gare, quindi quasi una alla settimana. E ovvio ci siamo detti, non può mancare la gara più importante al mondo di questo tipo di attività. E quindi è iniziata questa collaborazione, questo contatto con gli organizzatori, ci siamo riusciti. Siamo anche contenti perché siamo riusciti non solo a fare il classico controllo a timbro, quindi vedere queste macchine che passano e se ne vanno, ma ad Arezzo si fermeranno per pranzo. La carovana arriverà ad Arezzo giovedì 17 maggio. È un evento particolarmente interessante perché di maggio, in piena primavera, con la città nel suo aspetto più bello, passano 450 auto d'epoca che hanno segnato la storia dell'automobilismo mondiale, molte di queste italiane tra l'altro, con piloti di pregio di grande importanza, e faranno un carosello dentro la città. Poi si fermeranno perché il pranzo è previsto ad Arezzo, quindi sarà una vetrina per Arezzo insostituibile. Pensate che c'è una carovana di circa 1500 persone, molti dei quali sono non italiani, sono stranieri, quindi un vettore di informazione, di immagine cittadina impareggiabile.